Sì, no, l'hai detto giusto. Credo che sia un gesto d'amore di Nanni Moretti verso proprio il cinema. È una dichiarazione d'amore con questo film, credo, di Nanni Moretti, verso il cinema in generale, verso questa settima arte che, insomma, lui con questo film sì, si è proprio espresso di volerla cioè, che l'ha sempre amata, che l'ha sempre sostenuta e che continuerà, secondo me, speriamo, perché poi chissà cosa vuol dire quell'ultimo saluto dell'ultima inquadratura, non so chi può essere certo cosa voleva dirci, alla prossima o arrivederci o ci vediamo, è tutto da capire, no? È un po' enigmatica la sua. L'ultima inquadratura del film. Io spero che sia per dire ciao, ci vediamo alla prossima volta. E anche lui in quel finale, anche lui in quel finale ripercorre un po' tutto il suo cinema, no? Sì, Portando sì, dentro tutti gli interpreti dei vecchi film, no, forse il però pubblico non lo sembra. sa che quella cosa non era nella sceneggiatura. Sì, Tutti quei è personaggi che lui poi ha aggiunto, da Anna Bonaiuto a tutti gli altri, al Baron Rucker, nella sceneggiatura questa cosa non c'era. E lui l'ha aggiunta dopo, ma il problema poi si è creato come problema produttivo, perché ovviamente Domenico Procacci, produttore del film, girare su Fuori Imperiali non è una cosa da nulla, e quindi Nanni ogni volta, lo sappiamo tutti, che dopo 2 mesi gli mandava un messaggio: vorrei tornare sui Fori Imperiali e rigirare l'ultima scena. Al terzo messaggio Domenico Procacci è quasi svenuto, gli veniva un infarto ogni volta ritornare lì e rigirare con altri attori la stessa scena. devo dire che l'ha raccontato a Hollywood Party questa cosa. Ah sì, l'ha Sì. raccontata, E ha detto che la prima volta che gli ha mandato questo messaggio, Procacci gli ha risposto: per un attimo ci avevo sì, creduto. E poi gli ha detto: no, guardi che è vero, e di lì è svenuto. Sì, poi ha cambiato il numero di Sì, ma telefono. voi eravate sull'elefante, giusto? Noi eravamo Com'è stato? sull'elefante. Com'è stata? Allora, Raccontaci vabbè, un po', deve essere stato no, dovrei far buffo. vedere le foto delle prove, perché noi ovviamente abbiamo fatto le prove. Dopo la prima prova sembrava che non si poteva fare, perché io sono scesa dall'elefante per la prima volta con le lacrime agli occhi, ho detto non ce la farò mai, perché guarda, no, non sembra, ma è Non deve essere effettivamente, facile. no, c'hai questa cosa enorme, questo animale che è imprevedibile, sei così in alto. E poi soprattutto noi facevamo le prove, ognuno stava su un elefante, quindi io ero da sola e comunque avevo delle cose su cui aggrapparmi. Poi quando Nani ha detto no, ma così non va bene, io voglio che voi state insieme sullo stesso elefante. E io dico, ma io poi dove mi aggrappo? E ti tieni a Silvio? E allora andiamo bene. Silvio era ancora più instabile, indeciso. Ho detto, no, ma non, mi prego. Eravamo veramente in lacrime. Anzi, ci siamo pure chiamati la sera, ha detto Silvio, e stavamo tramando come dirgli che noi non ce la faremo mai. E che gli diciamo? Lui ci tiene tanto, non lo so, Silvio, io ho tanta paura. E poi non lo so, è andata. Abbiamo fatto altre prove, ci sono stati questi ragazzi del circo. Poi, tra l'altro, sono due circhi grossi, lì di Attogni. Oddio, adesso. Orfei. Orfei, sì, che sì, sono due rivali in questo film. In realtà Nanni è riuscito a metterli insieme, quindi hanno collaborato, sono stati fantastici. E siamo riusciti a salire anche insieme a Silvio. Però io, se poi guardate bene, io lì ho delle cordicelle, perché ho chiesto, che io avevo bisogno di qualcosa per reggermi, perché lì sei instabile, non c'è una poltrona, non c'è, scivoli, per cui ho delle funi che mi hanno messo sotto il sedere di Silvio e mi tenevo a quelle, perché tenermi a Silvio veramente non mi fidavo, francamente. La scena dell'elefante l'avete girata una sola volta o No, è che una volta, che sì, no, tutta la giorni e giorni? giornata, no, tutta la giornata, ed era già giugno-luglio, faceva 40 gradi, no, in più questi elefanti ad un certo punto, perché avevano questo telo rosso, no, sopra, e improvvisamente quando stavamo in attesa questi elefanti si muovevano, e io dico, ma che c'hanno?
E vedevo questi del circo, dobbiamo andare, gli elefanti hanno caldo, quindi quando vedi che si agitano loro, i padroni degli elefanti, cioè tu stai praticamente, dico, in che senso si stanno agitando, hanno caldo, dai subito, dai, buttate, dai, possiamo, fateci scendere, fateci, perché quando ho sentito, gli elefanti si stanno innervosendo, cioè io ero morta praticamente, ho detto, vabbè, qui è finita, scendo, fatemi scendere. Poi se hanno caldo gli elefanti, vuol dire che c'è un caldo pazzesco. Vabbè, sì, infatti era un po', cioè non eravamo così rilassati come si vede sullo schermo, eravamo belli tesi, forse la scena più difficile alla fine, sì. No, da quello che ci dici, decisamente.